quando i bambini fanno... Campalto, scuola elementare Don Milani. Gli alunni delle classi quarta e quinta sono tutti qui in giardino per l'inaugurazione di questo murales, un vero e proprio affresco realizzato dai bambini in occasione dei 40 anni del Villaggio Laguna, il quartiere residenziale che si affaccia sulla gronda lagunare. In questo caso abbiamo avuto il piacere di abbinare questo itinerario a un anniversario importante della scuola, i 40 anni della nascita di questo Villaggio Laguna che si affaccia proprio sulla laguna come il tema del murales manifesta. Il verde dei campi, l'azzurro della laguna, un bragozzo con tanto di vela, i gabbiani e poi loro, i protagonisti. I bambini della Don Milani hanno realizzato il lavoro grazie all'aiuto di una maestra in pensione, l'artista Nadia Tagliapietra, che prima ha incontrato i ragazzi in classe e poi ha messo loro in mano malta e colori, completando l'opera in una sola giornata. Sì, è un po' pazzesco perché abbiamo lavorato tantissimo, perché facendo lavorare e disegnare tutti i bambini, non soltanto che ognuno abbia fatto soltanto il proprio disegno colorato, ma abbiamo realizzato una opera unitaria. Vi siete divertiti? Sì, tanto, è stato divertente. Che cosa avete fatto? Abbiamo fatto di tutto, Villaggio Laguna, è stato tanto bello. E chi è che piace disegnare qui? A tutti quanti. L'idea non sarebbe stata nostra, sarebbe stata della Nadia. Però voi l'avete fatto. Sì. A chi lo dedicate questo murales? Scuola. Ai nostri genitori. Agli altri bambini che verranno, visto che noi ce ne andremo. Viva la scuola! Ai nostri figli. E lo dedichiamo anche al Villaggio Laguna. Creatività ma anche tecnica, per appassionare i bambini alla pittura, insegnando loro, oltre all'italiano, alla storia e alla matematica, anche l'amore per l'arte. La modalità della scuola a tempo pieno permette questo tipo di approccio fin dall'inizio. Il laboratorio, abbiamo un bel laboratorio di arti espressive qui a scuola, si fa fotografia, anche fotografia digitale, quindi i bambini sono anche abituati ad avvicinarsi a questo genere di linguaggi non verbali.